insieme al mio team abbiamo creato Sheapp da Ice Broker. Sheapp nasce, diciamo, è figlia di un'esperienza reale. Di ritorno alla Fiera del Levante, prendo il treno e incontro una ragazza nella carrozza. Ci guardiamo per quattro fermate, lei scende e io dico: bravo il cretino. In quel momento mi sono sentito, diciamo, un po' impotente, perché non avevo un mezzo per combattere quella che era stata la mia difficoltà nel primo approccio. Da una statistica, diciamo, che abbiamo trovato, una persona su due nel mondo ha difficoltà nel primo approccio. Chiamiamola timidezza, chiamiamola come volete, comunque è un dato di fatto. Per questo motivo Sheapp interviene nel momento in cui una persona la si incontra. Incontrando una persona si vuole avere un mezzo per fare in modo che quello che magari nella società attuale ormai consolidato si fa un occhiolino, una gesture, avere la possibilità di trasmettere, di portare queste gesture all'interno di un'applicazione. La nostra Sheapp permette quindi di geolocalizzare le persone intorno a noi in stretto raggio. Ci inserisce con un'immagine più grande le persone più vicine, più piccole le persone più lontane. Quindi, individuando anche una persona che magari noi non vediamo, in questo caso capiamo che si trova nel raggio ma è lontana da noi. Una volta individuata la preda, o comunque la persona, noi abbiamo a disposizione delle, appunto, quelle che sono le gesture utilizzate e consolidate ormai negli anni, penso che un cinquantenne, un trentenne, un ventenne, le utilizzi normalmente per flirtare o comunque dimostrare in maniera palese quello che è, diciamo, un parere positivo nei confronti di una qualsiasi altra persona. Abbiamo inglobato queste gesture all'interno dell'applicazione, dividendole in gesture di approccio, che poi li chiamiamo stickers, invito e risposta. Di approccio sono ovviamente l'occhiolino, la bella maglietta, bei capelli, di invito sono invece l'invito a prendere un caffè, scendiamo insieme alla fermata dell'autobus. Ovviamente la risposta, se positiva, dà via una comunicazione che segue, se negativa, come una non risposta, inibisce il possibile stalker da qualsiasi altra azione. Questo è un esempio, diciamo, di conversazione. Io incontro una ragazza, gli mando un bel occhiolino, lei mi risponde, gli invio un caffè, lei mi dice ok, andiamo a prenderci il caffè. Questa è, diciamo, invece una floppata, lei mi invia un 2 di picche. In questo il target di riferimento è molto ampio. Innanzitutto, diciamo, risolvere il problema iniziale di cui sono affetti una persona su due. In questa stanza una persona su due ha questo tipo di problema. L'altro dato è che in Italia, da una ricerca dell'Espresso, anche quarantenni e cinquantenni aumentano giorno per giorno nella ricerca di persone che non conoscono, ovviamente sui siti di dating. Per questo motivo pensiamo che il nostro target di riferimento sia molto ampio. Il nostro business model, noi che pensiamo di creare un market di stickers che possa essere acquistato dall'utente e successivamente, arrivato a una capienza di utenti molto ampia, potremmo anche pensare di brandizzare questi stickers e quindi inserire all'interno dell'applicazione uno stickers Coca-Cola che indichi andiamo a prenderci una cosa al bar o uno stickers Indy che indichi andiamo a prenderci un caffè. Questo business model non ce lo siamo inventato, infatti lo usano anche i nostri competitors molto affermati nel mercato americano e con profitti anche notevoli. Questi competitors o pseudo competitors vendono quella che è una chat, non la vendono, la danno gratis come la daremo gratis anche noi, però danno una chat. Noi invece non facciamo altro che trasferire quello che succede ogni giorno sulle strade di tutto il mondo in un'applicazione. Quindi, dando la possibilità a una persona che magari non ha la possibilità neanche di fare l'occhiolino perché si trova alle spalle della persona, però la visualizza, ok, in questo approccio molto soft a quello che è controllato soprattutto, sia per donne che per uomini, a quello che è, diciamo, un incontro casuale. Le nostre proiezioni finanziarie permettono di avere un pareggio di bilancio in 3 anni, con un investimento in 3 anni di 100.000 euro. E questo è il nostro team che ha collaborato all'idea in questi giorni. Ovviamente nel team manca un grafico per quello, insomma, le slide sono queste. Grazie a tutti.